Buonasera a tutti, benvenuti su questa nuova puntata di Un Cuoco in Casa. Sono Gorgonzola e questa sera ci dedicheremo al cibo cinese. Faremo tre portate, un primo piatto, un secondo piatto e un dolce. Sei un cuoco inesperto e vuoi imparare a cucinare? Questa sera potrai sicuramente portare piatti squisiti e prelibati. Partiamo subito con il primo piatto, il riso alla cantonese. Vediamo subito gli ingredienti. 175 g di riso comune che non scuoce, noi prendiamo il basmati. Piselli freschi o surgelati vanno benissimo. Una fetta di prosciutto crudo tagliato grosso, ma se non avete prosciutto crudo prendete quello cotto. Un uovo, del sale, olio di semi e pepe macinato. Mentre facciamo bollire in una pentola dell'acqua per il riso, possiamo sbattere l'uovo assieme al sale per poter fare una frittata. Una volta pronta la frittata, la tagliamo a listarelle. Una volta tagliata a listarelle la frittata, possiamo tagliare a cubetti o comunque grosso il prosciutto crudo o cotto che si è scelto. Una volta fatto questo, possiamo mettere i piselli a soffriggere. Una volta che abbiamo soffritto i piselli, possiamo unirli alla frittata, al prosciutto tagliato grosso a cubetti e al riso che è cotto, e il piatto è servito. Passiamo al secondo piatto, il maiale in agrodolce. Leggiamo gli ingredienti. Allora, 175 g di maiale misto grasso, un peperone verde, un peperoncino rosso, un cucchiaio di salsa di soia, un cucchiaio di zucchero, un cucchiaio di aceto, sale, olio di semi e un cucchiaio di fecola di patate. Bene, cominciamo a tagliare il maiale a dadini. Dadini piccoli, ovviamente, non troppo piccoli, ma neanche troppo grandi. Dopo aver tagliato il maiale a dadini, incominceremo a tagliare i peperoni. Ovviamente dovremo mescolare assieme alla salsa di soia, un po' di sale e alla fecola di patate. Puliamo i peperoni dai semi, ovviamente, una volta tagliato, e da tutta la parte bianca che c'è all'interno, che non è consigliabile da mangiare. Tagliamo il peperone a striscioline sottili. Come già detto in precedenza, mettiamo dentro i peperoni, la salsa di soia, il sale e anche la fecola di patate. Un pizzico di sale. Perfetto. Dopo aver fritto per 2 minuti la carne nel wok, che ovviamente abbiamo aggiunto l'olio di semi prima e riscaldato, si toglie la carne. Si fa soffriggere il peperoncino assieme ai peperoni, un po' di sale. Dopo 40 secondi si mette di nuovo la carne, dopo 10 secondi l'aceto e lo zucchero e dopo 10 secondi è pronto il piatto. Eccoci qui al termine di questa puntata con il dolce sashimi. Vediamo subito gli ingredienti. Bene, 150 g di farina per pane, 2,5 g di lievito, 2 uova e i semi di sesamo. Per lo sciroppo invece 90 g di zucchero, 100 g di maltosio e 50 ml di acqua. Bene, incominciamo mettendo in una ciotola uova, farina e il lievito. E amalgamare bene. Thank you.
Dopo aver amalgamato l'impasto e lisciato, messo in una ciotola, possiamo ricoprirlo con della pellicola trasparente e lasciarlo riposare per 30 minuti. Dopo aver lasciato riposare l'impasto per 30 minuti, possiamo stenderlo sulla teglia grazie al mattarello. Nel frattempo che facciamo friggere l'olio per 7 minuti, possiamo già incominciare a tagliare a striscioline il nostro impasto. Striscioline di circa mezzo centimetro, che dovrebbe essere la giusta misura. Se sono troppo piccole, verranno brutte, se sono troppo grandi, uguale. Bene, dopo aver fritto l'impasto, possiamo metterlo da parte. Nel frattempo, dobbiamo cuocere lo zucchero con l'acqua e un po' di sale. Dopodiché dovremo mettere l'impasto che abbiamo messo da parte dentro alla miscela di acqua e zucchero e aspettare che sia ricoperto completamente di questo sciroppo. Aggiungere i semi di sesamo e togliere dalla padella. Dopo aver cucinato l'impasto lo possiamo mettere in uno stampo che può essere quadrato o anche rettangolare, dipende dalla forma che vogliamo dargli. Ci mettiamo la pellicola e un peso sopra, lo mettiamo nel frigo, aspettiamo un po', dopodiché lo tagliamo ed ecco pronto. Ok. Per questo episodio è tutto. Ci vediamo alla prossima puntata. Arrivederci!